bentornati nel mio canale. La ricetta di oggi è pollo al tandoori, un'altra famosa ricetta indiana. Dai, andiamo in cucina e prepariamolo. Gli ingredienti che ci servono sono 1 kg di pollo. Io qua ho utilizzato cosce di pollo, a cui ho fatto dei tagli. Peperoncino in polvere, cumino in polvere, coriandolo in polvere, pepe, garam masala, pesto di zenzero e aglio, yogurt, curcuma, mezzo lime o limone. Mettiamo le cosce di pollo in una ciotola e versiamo mezza tazza di yogurt, 1 cucchiaio di peperoncino e mezzo cucchiaino di cumino, coriandolo, pepe, garam masala e curcuma, 2 cucchiai di pesto di aglio e zenzero e spremiamo mezzo limone o lime, 1 cucchiaino di sale e 3 cucchiaini di olio. Io qua ho utilizzato olio di semi di girasole, ma se volete potete utilizzare anche olio extravergine d'oliva. E adesso mescoliamo tutto quanto insieme. Dopo aver mischiato, prendiamo una pellicola trasparente e copriamola e mettiamola in frigo per minimo 4 ore. Io adesso lo vado a mettere per una notte intera. L'ho appena preso dal frigo e togliamo la pellicola trasparente e mescoliamo un altro po' prima di mettere nella teglia. Nella teglia ho già messo la carta forno e ho già preacceso il forno a 200 gradi. Sono circa già 10 minuti che l'ho già acceso. E adesso mettiamo le cosce di pollo una ad una. Adesso che ho messo tutti gli 8 pezzi, mettiamolo nel forno a 200 gradi per 20 minuti. Dopo passati i primi 10 minuti, giriamo tutte le cosce di pollo e cuociamo per altri 10. Sono passati 20 minuti e il pollo al tandoori è pronto. Spero che vi piaccia! Come al solito, se vi piace, condividete e iscrivetevi al mio canale. Ciao ciao!